la lapide quando hanno creato il cimitero a San Benigno. Sì. Quella sopra è di quando l'hanno trasferito qui ed è stato consacrato dalla Vescovo di Gibilterra nel 27 marzo del 1904. Il primo cimitero dei britannici era a San Benigno e fu il re di Sardegna, Vittorio Emanuele I, a regalare il terreno. A causa delle progressive scavazioni alla cava della Chiappella per l'ampliamento del porto, però, rischiava di crollare. Dopo una lunga trattativa che coinvolse il prefetto, il genio civile e il console inglese, il consorzio del porto accettò di acquistare l'area del cimitero, dando in cambio l'area di Staglieno, che quindi è di proprietà dei britannici. La trattativa fu conclusa nei primi anni del Novecento. Il primo consolato inglese fu istituito nel 1776. Una vera comunità inglese si ebbe però un po' di anni dopo, nei primi dell'Ottocento, e ovviamente erano marittimi che giravano e c'erano sicuramente anche tutte quelle persone che facevano il Grand Tour d'Italia, quindi che venivano qua per il turismo o per le proprietà salubri di questa riviera, no? E, però appunto ai primi dell'Ottocento inizia a crescere questa comunità e la dimostrazione fu che innanzitutto il re di Sardegna attorno al 1819 concesse loro del terreno a San Benigno per poter sotterrare i propri cari, anche perché per gli acattolici era un grosso problema, non venivano visti bene. Quindi fu creato questo cimitero degli inglesi, anzi dei britannici per essere corretti, e soprattutto anglicani, lì a San Benigno. Purtroppo poi, verso, adesso mi sembra già dal 1879, cominciarono ad avere problemi perché stava crollando e per di più stavano scavando alle mura delle chiappe e quindi proprio il rischio era totale. Ci furono un po' di scambi col consorzio del porto, all'inizio volevano risarcire la comunità, alla fine spostarono tutto qua nel 1903 direi, e nel 1904 il 27 marzo fu consacrato dal Vescovo di Gibilterra. A farlo, a realizzarlo, fu chiamato Gino Coppedè e infatti il portale all'ingresso è suo, anche questa tomba qua, che è la tomba del mio bisnonno Joe Davidson, che era molto legata a Coppedè, ma come tutta la comunità inglese, appunto fu realizzata da lui. Basti pensare anche a Genova, solo il castello Mackenzie, è lo stesso filone, lui cominciò a lavorare molto con gli inglesi, poi continuò a realizzare castelli. E mio bisnonno era molto attivo nella comunità all'epoca, fu l'unione tra Davidson e Road e crearono anche un'azienda, perché l'ho detto prima, il motivo il mare, l'industrializzazione portarono molti inglesi qui, e fu secondo presidente del Genoa, spesso noto perché fu il primo a pagare dei giocatori, il famoso Santa Maria, l'altro nome non me lo ricordo, alla San Pier d'Arenese direi, ma al banco di Chiaveri quando videro l'assegno gridarono non si possono pagare i giocatori, pensiamo oggi dove siamo arrivati. E quindi comunque una comunità, dicevo, che era mista tra inglesi, scozzesi eccetera, da un lato ben distinta da quella protestante, infatti non vollero stare giù nel viale dei protestanti ma vollero la loro zona, per tante altre attività invece una comunità evangelica molto, molto unita, soprattutto per queste istanze, voglio dire, religiose. Dicevo che prima gli acattolici erano visti male, scartabellando all'archivio di Stato avevo trovato appunto che nel 1937 finalmente gli permisero a loro insieme al rabbì, insomma, quindi alle varie chiese protestanti, di avere un registro per segnare nascite, matrimoni, eccetera, cose che prima non potevano fare e che comunque per la Chiesa Cattolica era demandata alle parrocchie, quindi era lo stesso concetto. E quindi appunto ci fu questo piccolo passaggio. Come tutte le comunità, ovviamente non ebbero bisogno solo di crearsi questo cimitero, ma anche tutto il culto necessitava di un luogo, e anche lì fu una storia molto lunga, nel senso che all'inizio, sempre attorno al 1819-20, cominciarono a incontrarsi nella casa del console per la messa. Poi era troppo piccola, comprarono appartamenti,
qualcosa gli mandava il regno, diciamo il governo, ma ben poco, quindi se lo autofinanziavano. Ma questa storia andava avanti tantissimo, avevo trovato una lettera in cui proprio nel 1866 chiedevano per favore al governo mandateci due soldini, e cosa che fecero, e infatti tra il 70 e il 73 costruirono la chiesa che ancora oggi c'è in piazza Marsala. Parallelamente, nel 1850 hanno creato la prima chiesa ai Valdesi, per esempio. Non so la riformata svizzera, ma il periodo sarà quello, e i presbiteriani della Chiesa Libera di Scozia la costruirono in via Sarotti, che però fu bombardata proprio dagli anglo-americani. Quindi, insomma, erano molto attivi e tutti assieme, infatti, sentirono anche l'esigenza di costruire l'ospedale che oggi chiamiamo evangelico, che all'epoca era chiamato protestante. E furono sempre queste quattro chiese che, insieme nel 57, lo aprirono proprio perché erano costantemente, quando questi marinai erano imbarcati, erano costantemente incitati a convertirsi alla Chiesa di Roma e quindi disperati vollero il proprio ospedale. Quindi è tutto abbastanza concatenato. Il periodo che avevo anche studiato io, perché mi interessava, perché da lì vengo, da lì provengo, era soprattutto tra la metà dell'Ottocento fino alla Prima Guerra Mondiale, che fu il periodo più florido in cui arrivarono tutte queste persone, e sia per l'industrializzazione, si pensa che nel 1946 fu fondata quella che poi divenne l'Ansaldo. C'era anche insieme alla McLaren Wilson a Sampier d'Arena, che l'ex magistrato giudice Marchesiello scrisse un libro, cioè ci sono tutte queste industrie che erano tutte in zona poi Sampier d'Arena. Alla stessa maniera arrivarono banchieri, assicuratori. Mackenzie era un assicuratore che poi ha fondato tra l'altro tutta una serie di assicurazioni anche con le altre comunità, cioè l'Alleanza Assicurazioni è nata qua con i soldi della Banca di Monaco. Adesso sono un po' imprecisa, però quello era, quindi erano molto unite. C'erano i banchieri della Rue, i figli poi si sposavano tra di loro e quindi erano arrivati anche i Rothschild. E poi avevano creato anche proprio come dire, l'origine degli agenti marittimi. Il periodo era quello, che siamo dagli anni 40, 70-80. Poi dagli 80, comunque a livello industriale, Genova ha cominciato ad avere un declino, che poi l'apice è stato all'inizio del Novecento. Non investivano più qua, mentre prima c'era un grosso rapporto, anche perché ci aveva investito Cavour sul porto, eccetera. Dopo lì ho trovato ancora dei documenti accusavano i genovesi di essere un po' immobili nel Che 1907. È strano. strano. E quindi niente, questa è un po' la storia. Oggi di quelle famiglie lì, credo che oltre alla mia ce ne saranno forse ancora i discendenti, 3 o 4, non di più, anche perché con la Prima Guerra Mondiale moltissimi tornarono a casa, furono chiamati e non fecero più ritorno in Italia. Il fascismo non agevolò, la mia stessa famiglia comunque se ne andò via qualche anno durante il fascismo, perché ovviamente non eravamo ben visti, essendo il nemico. E figurarsi poi con la Seconda Guerra Mondiale c'è stato un altro fuggi-fuggi. E poi i più non sono E tornati. qui non sono tornati. Voi sì, invece, perché? Siamo tornati perché avevamo l'attività di famiglia, comunque stavamo bene qua in Italia, c'era un'attività di famiglia e siamo tornati. Ecco, adesso questo cimitero, dire, nonostante un po' di manutenzione ogni tanto venga fatta, è un po' malconcio. Questo perché? Perché non ci sono più le famiglie, dicevamo, no? Non ci sono più le famiglie, sicuramente. Allora, innanzitutto, quando viene curato, devo ringraziare i volontari di Staglieno perché sono loro che lo fanno. Ogni tanto la comunità si interessa, ma le persone che sono qua oggi non c'entrano niente. Molte di queste tombe venivano addirittura da quello di San Benigno, questo è il problema, sì. E sono molto caro, bisognerebbe veramente togliere anche tante, penso, tante tombe. Non credo che sia un lavoro da poco. Mentre in quello, diciamo, di guerra, lì agisce di più il comune perché è sotto la sua, come dire, Chiaramente. giurisdizione. Sì. Ecco, vediamo qua la tomba del tuo bisnonno, Sì. vediamo dei leoni rampanti, Sì? è un po' il simbolo della famiglia, perché No, non so, però l'avevamo scelto la forse. decorazione è stata decisa. Sopra vediamo che è veramente bellissima. Non sono sicura, devo chiedere a mio papà, ma potrebbe essere, noi non abbiamo nessun tipo di discendenza nobiliare, ma può essere che quello stemma sia legato al clan, perché i Davidson Sì. erano scozzesi, come Rhodes sono inglesi.
però probabilmente potrebbe essere legata a quello, perché comunque clan è quello, sì, certo. Come tutti. Ecco, abbiamo invece qua una splendida, veramente molto bella ringhiera, ricordiamo che è del Coppedè, in ferro battuto e ghisa, probabilmente sì. I motivi sono di ghisa. Allora, il mio bisnonno e il mio trisnonno, George Davidson, perché si chiamavano ovviamente uguali, sono arrivati qua a Genova nel 1876. Sono arrivati qua nel 1876, prima abitavano più in zona Ronco Scrivia, non so come mai, poi aprirono un'attività legata al mondo marittimo qua a Genova. E poi tra varie peripezie, perché trovò spesso molti soci che bevevano, incontrò il Captain Henry Rhodes e gli chiese se, che era appunto capitano di mercantili, navi mercantili, e gli chiese perché non ti fermi qua e non diventiamo soci. Credo che fosse attorno al 1904, una cosa del genere. E quindi poi nel tempo comunque mio nonno, che vabbè, può sembrare un po' lugubre, però riposa lì in Rhodes, anni dopo si sposò con mia nonna. Sì, con mia nonna. Sì, che sì. Si chiamava invece? Mia nonna si chiamava, per tutti era Nelly Road, era Helen Josephine, ma per tutti Nelly, conosciuta come Nelly. È stata anche lei molto molto attiva nella comunità, era una delle prime che aveva fondato l'associazione italo-britannica, che adesso non si sente quasi più parlare, ma esisteva e sì sì, non era molto legata alle sue origini. E appunto, e quindi alla fine da questa liaison commerciale poi è nato anche un amore. Era il George Senior Davidson. Infatti vedi che comunque era nato nell'841 e che assieme a sua moglie Isabella Gray e il figlio all'epoca piccolo, vedi, lui è nato nel 65, quindi sono arrivati nel 76, aveva 11 anni, arrivarono qua a Genova. All'inizio vivevano in centro storico, ovviamente, dove tutto era lì, le attività. E questi, diciamo, sono loro. E vedi che qua mi beccai. Il tuo nome, esatto. Ecco, e questi sono, e sono, diciamo, è il capostipite, esatto. E poi era Giorgina, giustamente sono appena Giorgio, quindi è Giorgina, che era la sorella di mia nonna. Questa era la moglie, Adelina Vitaloni, era la moglie di Giorgio, di mio nonno, di mio bisnonno Geo, che era di Sabbioletta, e questa è mia nonna, di cui abbiamo parlato, esatto. Vabbè, qui sono la figlia di Giorgina, suo marito Tile Bargero, che era di Rapallo, e poi qua ci sono questi cugini, sì, che oggi mi sono posta un quesito. Secondo me li avevano preparato, ma poi non li hanno sepolti qui. No, perché queste secondo me sono le date di nascita, perché erano i figli della sorella, un'altra Isabella, di Geo Davidson, erano i figli di, ed erano poi, cioè in quei anni sicuramente, sì. Io 12, mia nonna del 10, mia prozia del 7, erano sì sì. Sicuramente, c'è, esatto. Solo la data di nascita. Sono le persone che ti ho nominato, la famiglia che ha mantenuto l'azienda in vita in quegli, sì, anni, che mio nonno, perché ormai c'era solo il Road che la, sì, seguiva, mio nonno Alan, e l'hanno tenuta loro. Poi si sono sposati con degli italiani, quindi ho ancora un cugino alla lontana, ma per me è un ottantenne che vive in Inghilterra, di questo filone. Siamo un po' persi. Ma sai che Miller, che sto... Aspetta. Allora.
da qualche parte c'è anche lui, no, però lui era Donald Miller. Qui da qualche parte c'è la tomba anche di Donald Miller. Lui era il capo della chiesa protestante scozzese, ma fu quello che creò il Sailor's Rest. Prima era un barcone, poi nel 1892 lì in via Milano hanno creato la cappella, che era una cappella di ristoro per i marinai e per pregare. Ed era questo Donald Miller, che da qualche parte... Qua c'è. Forse le tombe più antiche sono sotto? Qualcuna è più antica sotto, sì. Sono ancora peggio conciate. Ah, c'è addirittura un obelisco. Il mio bisnonno Joe Davidson era molto molto sportivo, era anche filantropo, perché poi ha aiutato molti ragazzini nello sport. E lui fu campione di velocipede su strada, quindi le biciclettone. Anzi, una delle sue biciclette è giù al Museo del Genoa all'inizio del percorso. Purtroppo non era neanche più nostra, ma era di un collezionista. E poi da lì, appunto, l'ho già raccontato, che fu coinvolto nel Genoa, non nella fondazione, ma fu il secondo presidente. Quindi oltre a tutto quello che fece per il Genoa, poi fu molto anche attivo nella società ginnastica Colombo. Quindi lì fu tutto un lavoro che svolse per i bambini, per farli comunque diventare degli sportivi, perché comunque curare il corpo sappiamo che dovrebbe essere molto importante per i bambini, ma anche per gli adulti, insomma. E quindi sì, a volte forse credo che abbia scelto il road in società per potersi permettere di seguire più lo sport, però va bene anche quello. Ah no, aspetta, mi sono dimenticata di dire, adesso purtroppo non si corre più, ma creò proprio sempre per i giovani la Milano Rapallo, questa gara ciclistica, proprio per stimolare i giovani poi a passare all'agonismo, e infatti ancora fino a pochi anni fa si è svolta. Caduti di questa zona sono tutti caduti durante la prima e la seconda guerra mondiale, e tutti questi caduti sono stati poi, diciamo, schedati dal Commonwealth War Grave Commission, però poi comunque la gestione è in carico al comune di Genova, mi sembra che sia così. Allora, qui ci sono, e anche nel campo sopra, tutti i caduti della prima guerra mondiale, che sono superiori, mi sembra siano 200-220 caduti. Qui all'epoca gli inglesi avevano un paio di reggimenti, avevano anche un presidio ospedaliero, quindi questi stavano proprio combattendo qui. Diversamente, l'ultimo campo, che penso ci siano un centinaio, 120 caduti, della seconda guerra mondiale, lì invece erano in un momento, diciamo, non erano stanziali, erano sulla, diciamo, difensiva, e hanno portato anche magari caduti anche di altre città, li hanno portati qua. Comunque in tutte le città italiane alla fine ci sono questi spazi, perché ho riguardato l'altro giorno proprio il sito e sono schedati tutti. Qui ci sono, si possono vedere le armi. Artiglieria, lui era ingegnere, quindi vedo lì Royal Welsh, quindi lui era comunque gallese. Tre lapidi in realtà non corrispondono alla reale tomba di queste persone, probabilmente non sono mai state trovate. Che cosa c'è scritto sulle tre lapidi? Qui certificano che
è stato sotterrato in questo cimitero. Qui dicono si sa che è stato seppellito qui, e invece nella terza seppellito da qualche altra parte in questo cimitero. Quindi potrebbe essere sotto di lui. No, potrebbe essere anche in un'ala protestante. Sono quelle due proprio i nomi e poi il visitor's book. Ci sono le firme, i nomi delle persone che sono venute in visita, quindi i ringraziamenti. Molti italiani, molti stranieri, ma anche tanti italiani. Vedi, continuano a venire a visitare questo museo. Questo cimitero che è un museo. Il lapsus. C'è comunque anche un ufficio giù a Roma. Dove c'è l'ambasciata. Okay. Cosa dice questa pietra? Allora, questa pietra commemorativa era originariamente situata nel vecchio cimitero protestante alla Cava nel 1814, ovvero il cimitero di San Benigno, ma non fu preso insieme agli altri memorabilia e non fu portato qua quando tutto fu trasferito nel 1889. È stata ritrovata nel 1921 nelle rovine della chiesa di Sant'Agostino e è stato presentato alla colonia britannica dal sindaco Ricci per conto della città di Genova, e hanno creato questo ricordo, grazie, ecco, nel 1922. Sopra, allora, parla della lapide che c'è sopra e cosa c'è? In memoria di John Harman, lieutenante, non so come si dica in italiano, nel 24esimo battaglione, 14esimo reggimento, che è mancato il 18 luglio del 1814 a 29 anni, fu ucciso... 19 direi. Scusa, cosa ho detto? 29. Quello, va benissimo, 19. Perfetto. E allora fu ucciso. Non capisco cosa vuol dire baila. Lightning, e sono i fulmini. Da un fulmine, quindi? Sì. On detachment at Fort Richelieu, near the town of Richelieu. Al Forte Richelieu, era distaccato lì al Forte Richelieu, vicino a Genova. Ecco, quindi scopriamo, sì, un'altra persona, un'altra figura, quindi non è morto in guerra. E ha messo anche also Thomas Entis private in the same regiment. Vuol dire che poi ci hanno aggiunto anche su Thomas Entis, che era anche dello stesso reggimento, sai che hanno un po'. Questo Sterling è stato console, adesso non mi ricordo più in che periodo, ma è stato. Cioè, si legge ancora? Sì, sì. Sì, c'è scritto. Ah no, c'è anche scritto quando non parla. Sì. Allora, poco fa abbiamo visto la tomba di Sterling, che fu abbastanza famosa nella comunità perché appunto essendo negli anni 40 dell'Ottocento era il momento vivido. Poi ci fu tutta una famiglia che di padre in figlio furono consoli, era la famiglia Brown. E anche lì c'è un bel libro, e tra i vari figli ci fu anche questo mancato ingegnere, non mi ricordo se era Frederick Brown, che fu quello che poi in realtà ideò la funicolare di Sant'Anna, quella storica che si muoveva per la forza dell'acqua. Secondo me Leonese Uriese era sposato con una Rothschild, oh, perché c'era la banca Rothschild in Genova, no, avevano avviato tantissime attività, ben contenti di farlo, perché poi era certo con Dolls, però un sacco di... Ah no, forse era sopra, mi sono sbagliato. Ah no, è quello lì, la Mesuria. Lui aveva scritto, che ce l'ho a casa, non l'ho portata, lui aveva scritto, forse a lui,
quindi guarda questo qua, una guida di Genova in inglese. Sì, sì. Peraltro il cognome è francese. Sì, era in inglese. Ma c'è un altro imparentato con i Brown, c'è stato uno che è stato viceconsole de Thierry. Ecco, loro sono una famiglia che avevo scoperto che una ventina d'anni fa, non ho più guardato, esistevano ancora a Genova, una famiglia esisteva ed erano tipo dei dentisti di Piazza Colombo, poi non ho mai più approfondito. Trovato? Sì, sì, sì. Però... Loro dicevi che qualcuno di loro si è sposato con una... Sì, con i Rothschild. Con una, la figlia di, dei banchieri, esatto. Rothschild. Ecco, qua ne abbiamo qualcuna... E adesso poi ti trovo una. Forse ne abbiamo qualcuna forse recuperata e messa in verticale, probabilmente senza le spoglie. Dà comunque l'idea di un cimitero inglese. Allora, innanzitutto non hanno tanti arzigogoli, no, di natura. E se fai caso sotto non lo so, però non c'era questa grande abitudine neanche, forse sotto insomma di mettere candele. Sì, infatti. Beh, in Svezia le mettono. Sì, ma in Svezia... Guarda, qua c'era una corona che forse è andata persa nello smontaggio. Si capisce? Questa però comunque, secondo me, era americana, perché la leggo da qualche parte, United States of Però c'è America. Una corona. Sì, ma qualche nobile, poi quella l'ho incrociato. Poi ovviamente trovi anche quelli che poi si sono sposati, quindi con... ho trovato qualche nome italiano, certo. Ma come nei... c'erano questi fascicoletti che la chiesa stampava ogni anno, certo, in cui segnava tutte le donazioni, c'erano tutti i nomi, ho trovato alcuni cognomi italiani, certo. Bianchi, Passadoro, altri cognomi italiani, che probabilmente si erano sposati e le signore... Le signore avevano sposato degli italiani. E davano comunque... sempre un contributo annuale, c'erano tutti gli incontri, poi si incontravano a casa di ognuna, c'era proprio il calendario e poi ovviamente il calendario delle messe, sì, sì, della chiesa anglicana, quella di Piazza Marsala, erano certo, il bollettino annuale. Però qui, la biblioteca universitaria la vedo. Questa, magari. 1846, direi. Sì. Questa è stata spostata. Spostata sicuramente. Beh, Wilson potrebbe essere parente del Wilson che aprì la fabbrica insieme a, sì, McLaren a San Pier d'Arena. Un avo, perché questa è più vecchia di quella che... Sì. Però qui aspetta, cosa mette? Mette l'età, ma non leggo, là sotto. È là sotto, è la data. Sì. Beh, loro l'avevano aperta sempre tra 45 e 50 del 1800. Quindi. Questa magari era da essere comune. Ecco, leggiamo. Ingegnere che ha lavorato tanto all'Ansaldo, quando era già poi Ansaldo italiana, si chiamava Charles Wade Selke, comunque francese, ma sì, un cognome di eco francese. Direi che dobbiamo ritornare indietro, sì, da là o fare il giro. Meraviglia. Sì, sì, allora poi tramite strani giri l'aveva contattata, era venuta qui, ce l'avevamo conosciuta, le avevo girato intanto la Che meraviglia, vita. Però. Sì, sì, ma sai quante volte è capitato?
Molte delle tombe che sono attualmente nell'area britannica del cimitero sono state trasferite dalla Chiappella e quindi sono risalenti all'Ottocento. Difficile trovare le famiglie, poche quelle che sono rimaste a Genova.